Nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV, eh, caro Beppe, oggi siamo voluti venire qua in fortezza perché ne abbiamo parlato, però SOS non ci siamo mai stati, no? Quindi no. questo sogno di timer lo vogliamo vedere? Lo dovremmo vedere, però sarà un problema a vederlo. Aspettare un po'. Vediamo la tartaruga. La tartaruga è bella tartaruga. Vi lo sai che un... la tartaruga un tempo fu un animale che correva a testa in giù. Sì, come, come, come un fino alla via che ti sembrava un treno sulla ferrovia eri bambino quando la cantava Morandi eh. Questa, eh. io penso che ti seguivo anche con una certa serietà <ride> <ride> quindi era una, solo una citazione musicale sì, poi eh. dice eh. ma vedi un incidente un la raffermo, si ruppe qualche dente e allora rallentò ecco. vedi, funziona, così, funziona così la storia della tartaruga ecco. Ecco. e quindi questa massima, questa morale significa che uno deve venire qui Aspettare e che la tartaruga tanta apra. E la tartaruga apre. Ci sta proprio bene qui perché capirai. Hanno chiuso le due, riaprono le quote. Allora, siamo nel, proprio nella pausa, che siamo sì. un po' ignoranti, non lo sapevamo, eh. amico mio, che tra le 14:00 essere informato però, sì. per queste cose. Eh, lo so, eh. lo so. eh. Mi fa venire qua su. Eh. Io quattro... non ho ancora visto la fortezza e, e non poi... la mai ancora ah, no, so. <ride> tra le 14 e le 16. Mentre dei turisti sono, sono venuti qui con la cartina e tutto, hanno trovato chiuso. Adesso ne arriveranno altri. Ora vi dico che tra una sì, mezz'oretta apre, un... però insomma, mettiti nei panni di un turista che si fa tutto a piedi, magari ha lasciato la macchina chissà dove. Vieni su con la cartina, vieni qui. Metti che alle due e mezzo di pomeriggio è chiuso, ma per carità, sarà, sarà stato scritto forse. De... Nei volanti nel cioè materiale promozionale, anche se mi sa che tanto non è stato scritto, perché quest'estate sai le polemiche, perché il lunedì è chiuso, è stato chiuso anche il lunedì ferragosto, poi sono intervenuti su richiesta del sindaco i vigili urbani per riaprire. Insomma, io credo che questa chiusura tra le due e le quattro, cioè, è come se vai a Siena o altre città d'arte, vai in un posto e è chiuso. Ma... Dai. Infatti non ci sta. Comunque vai a San Lorentino al museo è aperto, quello. Sempre, sempre chiuso, sempre chiuso <ride> quindi non c'è problemi. Quindi abbiamo fatto ammino, un passo in avanti. Qui a me è chiuso soltanto il lunedì, poi sta pausa pranzo. A San Lorentino passo è sempre chiuso. Bah, facciamo una cosa: aspettiamo un po', ci vediamo domani. No, ci vediamo domani. Sì, ci vediamo domani, andiamo a vedere ci vediamo domani. Sì. Aspettiamo l'apertura, sì. così domani Domani sarà aperto, domani veniamo per tempo. Ok, va non bene. Se sì, però vogliamo andare a vedere un attimo. Entro le 14, mezz'ora prima oppure dopo le 16, esatto. ricordatene. Sì. Eh? domani, bene? Va bene. fino al 23 ottobre, dove è scritto? Fino al 30 settembre. 30 settembre. Dopodiché è chiuso. È chiuso. Il è chiuso. sogno di timer finisce. primo non si sa. Va bene. Comunque è stato un bel successo a livello di presenze. Eh, eh. Anche che i turisti ancora perché stiamo uscendo dall'estate. Che è successo? Dillo, dillo, non, non abbiamo segreti. No, ho detto ci chiudiamola qui aspettiamo che venga aperto. Ma vogliamo vedere queste scritte o no? Ah, lo vuoi fare adesso? Eh, certo, eh. Domani, eh, domani che facciamo? Guarda, sono fungoli. Comunque ti dicevo, è stato un bel successo perché anche se non siamo più ormai. Eh, Nell'estate, possiamo dire, ormai l'abbiamo accantonata, ehm, continuano a venire dei turisti, certo non folle, ma sì. so, ogni tanto arriva qualcuno. Ti volevo portare qua perché purtroppo c'è sempre questo problema de degli imbrattatori, dei muri della fortezza e, e quindi anche il turista che viene non può fare a meno di notare... Un mostro, c'è anche scritto. Proprio scritto un mostro, un sotto, mostro. anche qua vedi. Scritte un su mostro. scritte si vede che eh, non, non, non si trova di meglio da fare. Insomma. Vedi qua, la Roma, ah, qui si va su San la Roma di San Pietro, delle birre sulla ferrovia. ferrovia, con quella che stasera mi sta portando via, la birra o la ferrovia, non si sa. Un annuncio di suicidio, non so. Vediamo. Questa era difficile da, bah. da interpretare. Ecco, e qui... Andiamo avanti. Purtroppo, come avevamo già documentato in un'altra zona della fortezza, anche qui soliti fresca, problemi. Fresca, fresca, fresca guarda, c'è anche la data che non si 18 sbaglia. 208-2016 questa è bella fatta da poco. Eh. Ma con tutte le telecamere, metterne una qui no, eh? Oh, perché lo dovrò mettere eh. in ogni angolo della città, diventa un, po un problema. Allora, vedi qua, mostro. Vabbè. Ti vuoi anche impegnare nel leggerli? Non... Lontani, lontani per che... trovarsi? Sì, sì. Non si è mai lontani? Ma tu da giovane scrivevi... Ma abbastanza, abbastanza. Scrivevi nei muri del... Da dai, giovane. sono un che fai so. coglione. Che coglione. <ride> <ride> non Scrivevi tu da giovane. Ma dai. Allora, l'ultimo pezzo d'arte, qui con anche delle pietre cadute, mostro. mostro, e poi qui è difficile mostro si legge bene, ma il resto... Però dai, è veramente Beh, sì. un peccato. È infatti è un mostro, di... eh, sì. è una schifezza. Eh, sì. che si vede benissimo sì. poi da, dall'entrata della, della fortezza. Eh, sì. eh. purtroppo eh. la notte qua su è senza vigilanza, senza niente, e succede questo. Ma, ma, a parte questo, anche dove c'è vigilanza, succede uguale. Anche dalla parte opposta, dove passano sì, continuamente sì. le macchine, purtroppo succede uguale. Qui ah. boh, c'è una alfa sicuramente. La una... firma. <ride> Va bene, noi torneremo qui domani per vedere la fortezza. Va bene. Okay? ok. Ci vediamo domani. Ciao.